Direi che complessivamente è stata una gara molto equilibrata, come sono solite queste partite. Quindi all'interno di questo equilibrio, secondo me, abbiamo fatto le cose bene. Abbiamo creato anche qualche presupposto per poter far gol, però sostanzialmente una partita di grande equilibrio. Poi è stata spezzata da, secondo me, un gran gol che ha fatto il loro giocatore, perché è stato un controllo e un tiro immediato, quindi una giocata di alto livello. La cosa che mi è piaciuta è che in una gara così, sul groppone la partita dell'altro giorno e tutto quanto, la squadra è stata sul campo bene, non ci siamo disuniti, non abbiamo perso le distanze, abbiamo continuato a cercare di fare le cose che dovevamo fare all'interno di questa gara e alla fine siamo stati premiati. È un risultato comunque che tiene aperto tutto, è logico. Dovendo vincere la gara non sarà semplice, però come abbiamo sempre detto, vogliamo provare fino in fondo a fare il massimo. Adesso l'obiettivo è quello di recuperare, cercare di recuperare il più possibile le energie per presentarci mercoledì e cercare di fare la nostra partita. Anche Davide ha fatto un grande gol. È stata una partita dove ha regnato l'equilibrio, spezzata da due gol di ottima fattura, che ripeto mantengono aperte ancora le cose e quindi dobbiamo aspettare ancora 95 minuti di mercoledì. Il livello delle avversarie ormai è molto alto, quindi giocatori importanti che sanno giocare queste gare, probabilmente da questo punto di vista, in termini di abitudine a fare questo tipo di partite, sono più o meno tutte sullo stesso livello, perché arrivati qui è logico che le squadre più o meno si equivalgono e quindi sono gare dove devi cercare di sbagliare il meno possibile, perché poi anche quando non fai grandissimi errori poi ti possono castigare come è successo con un gran gol. Quindi questa maggior ragione dà ancora più sostanza alle gare che stiamo facendo, però come ti ho detto adesso c'è da andare a fare un'altra gara mercoledì. Il tipo di gare sono sempre quelle, cioè dove devi avere la capacità di non perdere equilibri, di non demoralizzarti, di non esaltarti, di mantenere sempre una linea di condotta coerente con quello che devi fare, e in queste gare ci siamo riusciti a farlo, dobbiamo cercare di farlo anche mercoledì.